Professore, oggi parliamo dell'importanza di mettere in rete le imprese, una scelta che ha fatto anche la Giunta regionale con determinate decisioni, cioè la Giunta regionale guidata dal Presidente Scopelliti e l'assessorato che le guida, hanno scelto di sostenere le imprese che fanno rete. In che modo? Andiamo per ordine, la Giunta regionale e l'assessorato sicuramente ha predisposto un piano triennale per le aziende calabresi, quindi mettendo in atto delle misure di incentivo per le singole aziende. Nel momento in cui abbiamo creduto che era arrivato il momento, quindi abbiamo messo in campo le reti di imprese, quindi finanziare le associazioni che riescono a mettere insieme le piccole e medie aziende calabresi, perché la Calabria non ha grandi industrie ma delle eccellenze nazionali e internazionali. E quindi questo bando è riuscito sicuramente a mettere insieme queste aziende e iniziare a creare quella sinergia che serve oggi a far conoscere il prodotto Calabria e soprattutto a far conoscere quelle aziende che nel tempo sono riuscite a mettere insieme un'economia virtuosa che oggi deve essere incentivata, portata avanti e anche riconosciuta a livello nazionale. Quindi abbiamo finanziato dei progetti alle associazioni di categoria, stiamo mettendo in atto anche altri finanziamenti per la rete di imprese e quindi riteniamo che il mettersi insieme deve diventare un metodo premiante per le attività produttivi calabresi. E proprio in questi giorni è stato pubblicato un bando che riguarda i prodotti tipici calabresi, e qui a Vibo è stata presentata anche questa iniziativa che valorizza la rete del settore agroalimentare, quindi questo è uno dei settori in cui il fare rete è più sostenuto e può portare più risultati. Sì, abbiamo presentato reti di imprese nel settore agroalimentare, un settore di eccellenza, un settore riconosciuto a livello nazionale e internazionale e qualcosa in più, proprio venerdì scorso è stato pubblicato un bando che guarda con grande attenzione alla ristorazione calabrese, quindi un metodo premiante a quei ristoranti che consumano il prodotto Calabria. Io mi ricordo già da anni si parla dell'importanza, ma le vecchie classi dirigenti politiche non avevano messo mai una premialità in questo settore. Noi oggi abbiamo pubblicato questo bando che va a premiare quei ristoranti che usano il prodotto Calabria, quindi riteniamo di voler valorizzare e soprattutto di voler incentivare tanti giovani a fare imprese in Calabria, perché oggi si può fare impresa soprattutto con le eccellenze che la Calabria ha e dispone soprattutto. Uno dei tanti bandi che la Giunta e il suo assessorato hanno pubblicato per sostenere le imprese in questi mesi, sia giovanili, sia sostegni all'accesso al credito, avete puntato molto su questo aspetto del sostegno alle imprese, cioè sono stati pubblicati molti bandi, penso per esempio anche al Mezzanino di recente. Sì, abbiamo pubblicato dei bandi che vanno a rafforzare le imprese esistenti perché riteniamo che non si può pensare soltanto a creare aziende nuove ma soprattutto a rafforzare quelle imprese che hanno un passato e un passato sicuramente una storia importante per il territorio calabrese. Abbiamo pubblicato anche i giovani imprenditori, quindi la formazione di nuove imprese, quindi abbiamo cercato sicuramente di guardare con grande attenzione a quei calabresi che vogliono venire in Calabria e quindi a quei giovani che possono fare impresa, perché non tutti possono fare impresa sicuramente, quindi con dei finanziamenti a pioggia che dopo qualche mese falliscono, ma quindi con la formazione degli imprenditori insieme alla situazione di categoria e in più delle misure di incentivo per le imprese esistenti, quindi un piano triennale sicuramente completo e di questo voglio ringraziare pubblicamente la situazione di categoria. Ed è nata una grande collaborazione con Confindustria. Con Confindustria e con le altre associazioni abbiamo istituito il tavolo dell'economia, quel tavolo importante, quel tavolo che vaglia sicuramente e cerca di elaborare in modo positivo tutti i bandi che pubblichiamo.